lunghi anni di carcere e poi la scarcerazione di alcuni degli indagati, le alleanze che si rivitalizzano, gli accordi che si rinsaldano o quasi. Da una parte la stigia di Niscemi, il clan russo, dall'altra la famiglia storica di Cosa Nostra della zona. E così sarebbe rifiorito il business delle estorsioni e del traffico di droga tra Caltanissetta, Niscemi, la provincia e non solo. Secondo le indagini iniziate nel dicembre del 2003, tra gli stigiari e Cosa Nostra sarebbe stata guerra fino all'estate del 2004. Il clan russo avrebbe preteso la stessa fetta di torta di Cosa Nostra sugli affari illeciti, tra estorsioni e traffico di droga, cocaina e marijuana. Dopo i contrasti, le riunioni, poi il patto di non belligeranza. Insieme, uno per tutti e tutto a metà. Ecco lo slogan, fino ad oggi, il giorno delle blitz. I protagonisti dell'inchiesta, la squadra mobile di Caltanissetta, agli ordini di Marco Staffa, il commissariato di Niscemi, la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e di Catania. 21 i mandati di cattura, ecco gli arrestati. A Niscemi, Salvatore Mastrantonio, 41 anni, inteso Ucartagirunisi. Emilio Gaiano, 40 anni. Angelo Cacciaguerra, 39 anni. Salvatore Blanco, 44 anni, inteso Patata. Giancarlo Giugno, 48 anni. Gaetano Mongelli, 48 anni. Francesco Amato, 37 anni, inteso Ciccio Pistola. Giuseppe Arcerito, 54 anni, inteso Udutturi. Antonino Galesi, 41 anni, inteso Nino De Casci. Salvatore Perticone, 44 anni. Rosario Ferrera, 39 anni. Gaetano Cannizzo, 61 anni, inteso Tanu Manuzza. Poi ancora altri indagati di Niscemi sono stati arrestati in altre città di Italia. A Grosseto, Filippo Tramontana, 47 anni, inteso Upagliararu, e Salvatore Cirrone, 51 anni. A Mantova, Antonio Passaro, 56 anni. A Foggia, Gaetano Moreo, 31 anni. A Venezia, Sebastiano Montalto, 38 anni, inteso Ianu l'Americano. A Brindisi, Francesco Barone, 33 anni. A Brescia, Angelo Canerini, 34 anni. Altri due sono ricercati.